Questa sera. Amen. Sia glorificato il nome del Signore. Grazie. Alleluia. A Dio che siamo insieme ancora una volta per lodare il Signore. Amen. Per benedirlo. Amen. Grazie Gesù, grazie Gesù. Grazie Signore. Un altro cantico possiamo cantare? Cantico? 59. Alleluia. Egli è qui, Egli è qui, e si muove tra di noi. Egli è qui, Egli è qui, siamo riuniti intorno a Lui. Egli è qui, Egli è qui, e vuol fare meraviglia. Egli è qui, Egli è qui, perché è Lui. Cantiamolo, è bellissimo, egli è qui. Yeah, we.
Jesús, te damos el bienvenido, Señor, en esta sala, Señor. Amén. Se siente la tu presencia, Señor, que te acompaña ogni giorno, Señor. Y volvemos a ringraziarte, Señor, como ha dicho este cántico. Tú sei qui. Te damos el bienvenido, Espíritu Santo de Dios, Señor, que tú ci guidi en questo culto que vogliamo dedicare a te, Señor, per darte la lode, la gloria y el honor que tú meriti, Padre Santo. Sí, te ringraziamo, sí. Señor, en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dio. Gloria a Gesù. Abbiamo cantato l'altro giorno, lunedì, come mai prima, il coro 114, è un breve coro che cantavamo tanti anni fa, sorella, e quindi 114. Alleluia. Molto bello questo coro. Sorella Fernanda. Hai trovato? Ecco, sì, fratello Natalino ti aiuta. Alleluia, grazie Signore. Come mai prima, Signore. Come mai prima, Signore, io ti amo. Come mai prima, Signore, ho bisogno. Come mai come mai prima, grazie, Signor, io ti amo. Amen. Come mai, e questo è importante, la prima cosa, amare. Amen. Il Signore. Amen. Poi dice il coro, ho bisogno come mai prima, più di ieri, più dell'altro ieri, ho bisogno, Signore. Amen. Come mai prima voglio dirti ti amo adesso. Ieri l'abbiamo amato, ma stasera noi lo amiamo con tutto. Amen. Il cuore. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Allora, Signore, ti ringraziamo stasera che siamo ancora una volta nella tua casa. Grazie, Gesù. In un giorno di festa la gente va attorno, a destra, a sinistra, e voglia tu benedire, Signore, voglia tu toccare i cuori di quanti sono fuori. Vogliamo pregarti anche per quanti sono malati. In questo momento ci uniamo anche per la sorella Giulia, che è un momento di grande, grande difficoltà in questo momento, ha chiesto preghiere. Intervieni con la tua potenza, con la tua grazia. Togli quel malessere, quei dolori fortissimi. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù c'è potenza. E quanti altri sono malati? Perché ci saranno altri forse che ci seguono dagli ospedali, da casa. Quanti sono soli, gli anziani magari, non hanno le visite che dovrebbero avere. Signore, abbi pietà di questo mondo. Amen. Signore, ma tu sei colui che va a visitare coloro che hanno bisogno. Amen. Sì, tu sei venuto per i malati, non per i sani. Amen. Ma per i malati. Alleluia. Grazie, e noi, Signore, ti ringraziamo per questo. Grazie, stai con noi stasera, Signore, guidaci a tutti quanti a dire qualcosa per edificarci insieme. Amen. E noi ti diamo la lode e la gloria in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. 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 Grazie, Signore. Gloria. Grazie a Dio. Gesù. Allora, carissimi, un altro cantico. Fernanda, che è qui.
questa sera. Grazie per la salvezza, grazie per il tuo amore, grazie per la tua vita che per noi disti, Signore Gesù. E vogliamo godere tutti i giorni della nostra vita, fin quando tu ritornerai dal cielo, mio Signore Gesù. Stare in compagnia con Gesù. Amen, fratello Natalino, prendi il microfono, fai ciò che senti. Grazie. Pace a tutti. Amato Dio, ancora Signore, vogliamo dirti ancora grazie, Signore. Grazie Gesù. Anche oggi Signore ci ha dato un altro giorno in più della nostra vita, Signore. Amen. Grazie, come Signore. Dice il canto, vogliamo Amen. Godere tutti i giorni della nostra vita a te. Gloria Signore, con te Signore, perché Amen. Sappiamo che tu sei un Dio buono, Signore. Grazie Signore. E nulla ci fai mai mancare. Grazie Signore. Grazie Signore, perché anche questa sera ci hai dato la forza, Signore, di venire Amen. Nella tua casa, Amen. Signore, perché Amen. Sappiamo che usciremo sempre più allegri, Signore, Amen. Da questa tua casa, Signore. Signore, benedici anche tutti i nostri figli, Signore, benedici anche Amen. Il nostro pastore. Benedici anche mia moglie, Signore. Grazie. Benedici anche tutti quelli che ci seguono, Signore. Amen. Anche tutte le persone che non sono potute venire, Signore. Signore, grazie ancora. Benedici anche mia nipote, Signore. Amen. Che sia Dio, tu, Signore, a toccare il suo cuore, Signore. Sì, sì, grazie, Signore, per tutto quello che dai e continua a darci. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Gloria a Gesù Cristo, gloria a Dio. Grazie Signore, grazie. Se avete un altro cantico possiamo cantare. Cantico 116. Dentro al mio cuore
C'è qualche altro che vuole pregare? Bene, potete pregare. Gloria a Dio, gloria a Gesù. La preghiera è il respiro dell'anima. Sei benedetto il tuo nome. Signore, ascolta le nostre preghiere. Grazie Gesù. Alleluia, alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Gesù. Santo sei, Signore. Sì, Signore. Amen. Alleluia. Oh Padre d'amore, ti vogliamo ringraziare e benedire ancora in questo giorno, Signore Santo, per questo nuovo giorno che tu ci hai dato, Signore, da vivere, oh Signore, Gesù. Per quest'alba che si è affacciata, Signore, e abbiamo potuto dare ancora la gloria a te, la lode a te, oh Signore Santo. Ci rimettiamo completamente nelle tue mani, Signore. Amen. Ti preghiamo di regnare e governare sulle nostre vite, di regnare e governare sul tuo popolo santo, su tutta la Chiesa, Signore, sparsi in tutto il mondo. Gloria. Aiutaci a camminare rettamente secondo la tua volontà e non la nostra volontà, oh Signore. Oh Signore Santo, tu ci hai dato qualcosa di meraviglioso e speciale, Signore, la tua grazia, il tuo amore, il perdono del nostro peccato. Ci hai fatto i figli tuoi, oh Signore Santo, alleluia. E non vogliamo dare posto al peccato, Signore, ma veramente essere rinnovati dentro e di fuori ogni giorno, Signore Santo. Grazie. Perché abbiamo bisogno di essere lavati e purificati, oh Signore, ogni giorno della nostra vita. Ci rimettiamo a te, Signore, guida tu ogni cosa, Signore. Benedici ancora questo culto, il nostro pastore, fratello Giuseppe, Signore. Amen. La tua parola che predicherà in questa sera, Signore Santo. E raggiunge e benedici ogni fratello, ogni sorella, Signore, che sta nella sua casa, Signore. Ancora una preghiera per la sorella Giulia, Signore, benedicila, Signore. Amen. La tua mano su di lei, gloria al tuo nome santo, alleluia. Grazie. Gloria a te, Signore. Ti vogliamo presentare i nostri cari familiari tutti, Signore, ad uno, Signore. Dal più grande al più piccolo, dal più vicino al più lontano, Signore Santo. Tu li conosci, Signore. I fratelli e sorelle qui che sono di Cuba hanno i parenti così lontani, Amen. Signore. Raggiungili e benedicili, oh Signore Santo. E veramente, Signore, che possiamo vedere la gloria tua nelle loro vite, Signore. Avere il piacere e il dono meraviglioso che ci darai, Signore, vederli glorificare il tuo nome, Amen. Signore. Nati di nuovo, Signore Santo. Ti chiama, che chiediamo la salvezza per quanti ancora di loro non hanno accettato te come il personale salvatore, Signore. Ti chiediamo salva, salva ancora, Signore. Parla, Signore, al loro orecchio, Spirito Santo, suggerisce parole, Signore, gloria, d'amore, di salvezza, Signore, perché noi la testimonianza gliela abbiamo data, Signore, e continuiamo a farlo, Signore Santo. Gloria al tuo nome benedetto. Ti presentiamo questa città, Signore, di Guidonia, Signore. Benedicila quanti ci abitano, Signore Santo. E quanti, Signore, veramente in questo momento stanno venendo al trono la grazia tua, Signore, invocandoti, anche se non ti conoscono personalmente. Aiuta, Signore, aiuta, perché ha scritto la tua parola che a chiunque avrà invocato il tuo nome sarà salvato. Gloria al tuo nome benedetto, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a te, Signore. Guida, regna tu sul tuo popolo, Signore. Amen. Portaci nelle tue mani, Signore, all'ombra delle tue ali, Signore, facci stare, oh Signore. Gloria. E ancora benedici tutti i culti che ci faranno in questo giorno, in questa settimana, tutte le opere tue, che di missionari, i pastori, Signore, Amen. Quelli che fanno evangelizzazione, Signore, portali avanti, opera, Signore, con potenza, sul cuore della alleluia. Gente, oh Signore Santo. Benedici, Signore, ancora quanto chiedono preghiere, Padre d'amore. Signore Santo, sono tante richieste, noi non li conosciamo, ma te li vogliamo presentare così come sono. Un particolare per quel bimbo, Signore, di 3 anni, giù in Sicilia. Nelle tue mani lo affidiamo, e consolazione e benedizione sui suoi familiari, Signore Santo. Amen. E il tuo amore non è finito, Signore, la tua misericordia, Signore, le tue consolazioni sono eterne, oh Signore. Ti ringraziamo con tutto il cuore, oh Signore. Rimani con noi, oh Signore, guida tu ogni cosa, nel nome prezioso e santo di Gesù, il Figlio tuo, che tu hai benedetto in eterno. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Gloria Amen. A te, Signore, santa. Amen. Alleluia. Gloria a te, Signore, alleluia. Benedetto. Gloria alleluia. A Dio. Grazie, grazie Signore. Grazie. Ti adoriamo, Signore, ti adoriamo, ti adoriamo. Prego, sorella Fernanda, amen. Grazie. Signore, ti ringrazio con tutto il cuore, perché sono sentita che tu mi hai preso per mano e mi hai portato al culto. Amen. Sì, Signore, perché stavo tanto triste, non mi sentivo bene, però
però tu mi hai portato qui e ti voglio ringraziare, Signore, con qualche difficoltà, però ci sono arrivata, ci sono venuta. Signore, io tanto, noi abbiamo tanto bisogno di te. Senza di te, Signore, non c'è vita, non c'è niente, non c'è futuro, non abbiamo niente se tu non ci stai vicino, se tu non ci guidi, se tu non ci fai, non ci porti per la tua via, oh, Signore. Senza di te non abbiamo niente. Signore, io ti voglio ringraziare, ti voglio ringraziare per tante cose che hai fatto nella mia vita, per la salvezza, oh Signore, e per l'amore che hai messo nel mio cuore, per lì, non solo per me, ma anche per gli altri, oh Signore. Signore, ti ringrazio. Io ieri mi sono trovata davanti a una persona, non posso dire cattiva, perché cattiva posso essere pure io, però a volte troviamo delle persone che ti offendono, che veramente ti fanno tanto male, però ho detto: Signore, fammi stare muta, non mi fa rispondere, perché il silenzio è la cosa più bella, è l'offesa forse più grande. Che Dio lo benedica quella persona che mi ha trattato così senza ragione, Signore. Mette nel suo cuore amore, Signore. Benediscili, oh Signore, queste persone che cercano da farti del male. Io te le metto davanti a te, oh Signore, perché hanno bisogno della salvezza, per capire qual è il vero amore, per capire tante cose belle e meraviglie che sai fare tu, Signore, perché se noi non abbiamo te nel cuore non lo possiamo capire. Solo con lo Spirito Santo arriviamo a capire quante cose tu hai fatto e farai ancora, Signore. Ti ringrazio, ti dico con tanto bisogno di te, oh Signore, come l'ho avuto da quando ti ho conosciuto. Ma non c'è giorno, non c'è minuto che non ho bisogno di te, Signore. E per questo ti dico grazie, continua a starmi vicino, Signore. Perché tu sei tutto per me e per tutti i fratelli e sorelle, per tutto il mondo, Signore. E speriamo che questo mondo ti possa cercare, si possa ginocchiare e chiederti aiuto, perché ha bisogno tutto il mondo, Signore. Vediamo cose che non si possono vedere. Aiutali, oh Signore, aiutaci a tutti, Signore. Aiuta Giulia, dagli la forza che possa passare questo momento scuro. Stagli vicino, abbracciala e fagli superare questo brutto momento, Signore. Ti ringrazio con tutto il cuore, Signore. Amen, amen, amen. Grazie a Dio. Francesca aveva richiesto il cantico numero 113. Sì, per questo spirito di preghiera. Anch'io da ragazzo dico questo, la preghiera era il momento più difficile. Mi addormentavo. Quando mio padre mi portava al culto, io poi sulle sue gambe mi addormentavo come un ragazzo, lì ero giovane e sentivo così queste sorelle, questi fratelli, sto parlando di 50 anni fa, gloria a Dio, ma io ero giovane, non comprendevo. Poi ho capito quanto è importante stare in comunione con il Signore e pregarlo. Voglio incoraggiare qua tanti che sono scoraggiati, che ogni preghiera fatta con il cuore non va a vuoto. No. Se è fatta con il cuore, nello spirito, non è che rimane sul soffitto, ma va fino al trono della grazia di Dio. Ed è scritto: va a riempire le coppe che sono davanti al trono di Dio. Sono come un profumo. E allora c'è chi non prega perché magari dice: ma io non so parlare, capita tante volte, ma non so che dire. Ma la preghiera, quella cristiana, è un moto dell'anima.
Amen. Possono essere anche quattro parole, ma è una preghiera. Perché Pietro, vi ricordate, stava affondando nel lago, che mica ha fatto un corso di teologia per come pregare, disse soltanto: Signore aiutami, Gesù aiutami. Amen. Due parole, il Signore lo prese e l'aiutò. È preghiera quella. Amen. Grazie a Dio per questo. Grazie, allora, Gesù. Avete chiamato un altro cantico? 113. 113. Perché amen. Ecco, sorella Isabel, vai. Proprio come dice questo cantico, io mi sono trovata in una situazione questa settimana, perché da quando ho cominciato, non so se si ricordano che avevo detto che ho trovato questo benedetto lavoro, che mi hanno fatto il contratto a tempo indeterminato, una signora molto difficile, però già la pace e la grazia di Dio e calma, andiamo proprio, che lei dice che mi vuole bene come una figlia. Però si era perso un strumento in quella casa che le hanno dato la mamma, tipo come un'allarma, una cosa. E quella cosa mi creava tanto disagio, perché se perde una cosa che uno sta lì, l'ultima arrivata. E, però, come ho detto sto cantico, la pace che hai nel cuore, quando noi figli di Dio, quando penso alla parola che dice il Signore, che dice che il tuo sì sia sì e il no sia no. Lo hai visto o no? Non so dove è, manco so come è fatto. Con tanta pace nel cuore, ieri sera, nelle preghiere, le ho detto: ay Señor, te voglio chiedere, perché a volte se dimentichiamo, come ha detto il pastore, che quando guardiamo il cielo e chiediamo al Signore, Signore, basta poche parole, però il Signore rispondi. Io non ci avevo pensato, se io ce l'ho il mio detective per eccellenza, che è il Signore, e non avevo pensato a chiederle, perché a volte se distraiamo, e ieri sera le ho detto: ay Signore, non vorrei che pensassero che io l'ho portato via questa cosa, perché non mi aiuti a trovarlo? Guarda, domani, Signore, io con calma voglio cercare per ogni parte. Signore, dammi la visione di vedere questo apparecchietto dove sta. Oggi in ginocchio mi sono inginocchiata al salone. Amen. Davanti a una credenza, in una scatola sotto tanti ricordi di questa signora, lì stava quell'allarma lì. E le voglio dare la gloria a Dio. Che quando le chiediamo qualunque cosa, sia per uno piccolo e per altri grandi, per me è una grande vittoria. Le voglio dare la gloria a Dio, perché le ho chiesto e mi ha risposto. Amen. Grazie. Grazie sorella Isabella, è vero. Grazie, sì. Sì, succede, capita spesso a tutti, no? Veniamo incolpati di magari di qualcosa che non sappiamo, ed è a volte difficile far capire, ma io non so niente. Però con la grazia di Dio il Signore ci aiuta. Amen. No? Amen. Aiuta adesso. Alleluia.
Amén, amén. Está con noi in ogni tempo. Amén. Grazie, Signore. Grazie, sorella Fernanda. Grazie, amen. Signore. Amen. Grazie, Signore. Bene, per chi non ha sentito, naturalmente la sorella Fernanda ha detto che quando lei deve infilare l'ago, siccome ha una vista bassa, lei prega. Qualcuno dice, ma quanto siete fanatici? No. La gente dice, ma questi sono fanatici. Invece lei prega col cuore. Signore, no. No, non ci importa nulla. E riesce a infilare l'ago perché il Signore l'aiuta. Ora, una cosa voglio dire, è stata la prima a arrivare, io ci pensavo, e mi ha detto, questo anche per insegnamento per tanti che non vengono e altri, e dice, io sono venuta, ero nervosa, però ho detto vado in chiesa perché voglio andare in chiesa, ho bisogno. Vedete, alleluia. Invece ci sono di quelli, purtroppo, lo dico da tanto tempo, che quando stanno male o non vengono. Vengono solo quando va bene. No, non è giusto. La sorella Fernanda ci ha dato un bel esempio, era nervosa, agitata, è venuta Amen. In chiesa e tornerai felice, tanto t'accompagno io con la macchina. Amen. Alleluia. È sangue di Gesù, Signore. Gloria a Dio. Glorioso eri, Signore. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore. Amen. Alleluia. Grazie, Signore. Gloria a Dio. Amen. Sì, la sorella Fernanda sta dicendo cose bellissime per il Signore. Io ho, prima di leggere qualcosa, il 118, apri il tuo cuore. Il 118, cantiamo un coro bellissimo. 118. Amen. Apri il tuo cantico, possiamo anche cantarlo, e poi leggiamo la parola. Amen.
Oppure qualche intervento ancora, qualche parola, eh? Sì. Vogliamo un culto libero. Sì, però il microfono, sorella Francesca, perché altrimenti non ti sentono. Allora, 149 lo prepariamo. Grazie signore. Allora, io voglio dire questo, sorelle e fratelli, pregate per i bambini. Amen. Che domenica mattina presenteranno qualche cosa che hanno studiato quest'anno. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Sabato ci saranno le prove, che il Signore ci aiuta, che tutto quanto sia secondo la volontà di Dio. Amen. Alla gloria di Dio. Il Signore ci benedica tutti. Amen. Amen. Gloria a Dio. Amen. Amen. Allora, potete accomodarvi, cari. Non vogliamo essere molto lunghi né stancare quanti ci seguono nel web. Voglio dire qualcosa sia per quanto riguarda la domenica, i bambini canteranno un cantico e faranno una recita e sarà bello. Un'altra notizia che vi voglio dare è da domenica, credo sicuramente, molti anni fa, io ho lavorato a Radio Evangelo Roma per tanti anni, poi quando ho finito, perché ormai ero bello avanti, e a casa ho creato delle radio web che sarebbero, voglio spiegarlo, delle radio che si possono ascoltare con i telefonini, tablet e via discorrendo. È una mia passione che il Signore mi ha messo nel cuore tanti anni e stanno funzionando, stanno arrivando anche delle persone, mi stanno scrivendo. E avevo un po' tralasciato questi ultimi 2 anni perché è un lavoro molto grande inserire programmi, un cantico per volta e fare tutta una programmazione di 24 ore, voi immaginate, è abbastanza un lavoro gravoso. Ma è stata fatta la gloria di Dio. Ora, da domenica ho avuto il desiderio, ho sentito nel cuore che porterò un altro computer e andremo non solo in video sui due canali, canale YouTube e Facebook, ma anche con l'audio per radio. Trasmetteremo il culto. Immaginate che ci sono sempre 20-30 persone che anche dagli Stati Uniti, da tutte le nazioni, perché queste radio web arrivano ovunque. Perché, dirà qualcuno, ma l'ho scritto già, perché fai questo? Perché sono gli ultimi tempi e dobbiamo utilizzare tutti i mezzi possibili immaginabili che abbiamo per arrivare dove non possiamo. Io e voi non possiamo arrivare in Cina. Ho visto ieri, stamattina, che ci sono diversi che si collegano dalla Cina. Ma pensate un po', potesse il Signore toccare anche i fratelli cinesi, qualcuno cinese lì, altri, Sud America, parecchi, in Brasile. Bene, questo soltanto alla gloria di Dio. Tanto la radio non si vede la faccia, quindi nessuno può dire ti fai vedere. No, questo no. Fratelli e sorelle, vogliamo fare una qualche riflessione stasera? La battaglia è del Signore. Il titolo è in Prima Corinzi, capitolo 10, al verso 11, è scritto Prima Corinzi, capitolo 10, verso 11, è scritto, dice Paolo, qui tutto il capitolo, il titolo è stato dato dai traduttori, l'esempio di Israele nel deserto. Al verso 11 è scritto: or queste cose avvennero loro per servire d'esempio e sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo negli ultimi termini dei tempi. Beh, il 12 leggiamo pure: perciò chi si pensa di stare ritto guardi di non cadere. La battaglia è del Signore.
Io stavo pensando che se leggiamo bene con attenzione la parola, ci accorgiamo che sia nell'Antico e il Nuovo, anche nel Nuovo, ci sono tanti riferimenti all'Antico Testamento, ma soprattutto verso il popolo di Dio, il popolo di Israele. Perché? Perché il popolo di Israele è figura del popolo di Dio di ogni tempo. Quindi, dice l'Apostolo Paolo, questo serve di esempio e sono state scritte per ammonizioni di noi che ci troviamo negli ultimi tempi. Qui possiamo parlare della liberazione del popolo di Israele d'Egitto, sappiamo bene la storia. Ma vi ricordate che il popolo di Israele era in Egitto già da molti anni, deportato, ed era arrivato il punto, fratello Natalino, ti guardo perché ti amo, che erano stanchi. Il popolo di Israele era arrivato al limite delle proprie forze. Stavano pregando, gridavano al Signore che intervenisse, ma non succedeva nulla. Come dice la gente oggi, Dio non vede. Stortura delle storture. Ebbene, questo popolo era veramente oppresso. E la domanda che faccio a quanti ci seguono stasera: in che situazione ti trovi? E in che situazione è il tuo proprio cuore? Sei forse senza forze stasera? Ti senti indebolito? Per poter comprendere come Dio libera, dobbiamo andare alla parola del Signore. Non sono le mie parole o le nostre parole che possono convincere delle persone stanche, avvilite, ammalate, eccetera, eccetera. Noi siamo dei canali, abbiamo detto tante volte. E la parola del Signore ci insegna che il Signore sta preparando la liberazione, ma intanto il popolo peggiora. Ho detto tante volte, mi colpì molti anni fa quando lessi, bene, a volte perché leggiamo, ma altre volte poi il Signore dopo anni e anni ci riporta meglio le cose, e grazie a Dio per questo, perché il libro, la Bibbia non è un libro stancante, no, no, un libro sempre fresco. Ogni bene, il popolo che lavorava i mattoni, abbiamo detto, a un certo punto il faraone si arrabbia e dice: adesso l'aiuto degli egiziani che vi portano il materiale vi viene tolto, adesso ve l'andate a cercare voi e voi dovete con i piedi, così si usava, fare i mattoni. Ma com'è possibile? E entriamo nella parola, fratelli e sorelle, perché molti fanno come una storia, la sento. Entriamo nella condizione di questo popolo, ha pregato e la prova diventa più forte. L'ho detto tante volte e lo ripeto, cioè diventa più schiacciante. Adesso non hanno neanche più l'aiuto e devono cercarsi, andare a prendere il fieno e quant'altro per fare i mattoni. Ma che preghiera, ma che preghiamo a fare, dice qualcuno ancora oggi, che stiamo pregando quando la mia situazione è peggiorata? O sì, lo sento spesso e dicono: ma io prego, ma peggiora la condizione, peggiora. Ma è bello qui che a un certo punto Dio parla a Mosè, che lo chiama nel prun ardente. Lui non voleva andare perché non si sentiva in grado. Non so parlare, sapete la storia, via discorrendo, non so presentarmi, ma poi
cedette al Signore, all'amore di Dio, e il Signore gli disse: io ho ascoltato il grido del mio popolo. Alleluia. Ancora non è arrivata la liberazione, non è ancora arrivata la liberazione, ma Dio ha ascoltato il grido del popolo. Voi immaginate quante volte, forse facendo quel lavoro lì sotto il callo: Signore aiuta, Dio, oh Dio, Signore. Quante invocazioni, la preghiera anche è un'invocazione a Dio. Ma il Signore ha ascoltato le loro preghiere. Il Signore sta dicendo a qualcuno stasera, forse non a noi qui, non so: io ho sentito il grido del tuo cuore. Io ho sentito il grido del tuo cuore. Mi pare che qualcuno sta dicendo: fratello, ma tu parli bene. No, io non parlo bene, perché pure io ho i miei problemi, e tanti, e tutti noi qua. Lo diciamo sempre perché non vogliamo apparire superiore agli altri. Noi abbiamo, ma stiamo pregando, e il Signore ci sta dando anche delle vittorie, è vero. Grazie a Dio anche la sorella Isabel, sorella Fernanda, sorella Francesca, le testimonianze, fratello Natalino, qui. Il Signore ha ascoltato il grido della preghiera. Io sto per scendere in battaglia, tremo, mi emoziono. Io sto per scendere in battaglia, e quando Dio scende in battaglia a favore del suo popolo, non ce n'è per nessuno. Io scendo in battaglia, dice qualcuno: fratello, ma che deve fare il Signore in mezzo a questo guaio? Il Signore ancora è padrone di ogni cosa, anche se il principe di questo mondo, lo ripetiamo, sembra che abbia fatto tabula rasa, rasato tutto, distrutto tutto. Noi diciamo ancora una volta che Dio può scendere in battaglia da un momento all'altro, nel nome potente di Gesù Cristo, e possiamo vedere l'opera di Dio all'azione. Io sto per scendere in battaglia, fratelli, sorelle che siete dall'altra parte del web. Lui sta per scendere in battaglia. Oh, questo è il mio cammino. Oh, vi ricordate, è importante, dobbiamo ricordarlo, anche l'episodio conosciutissimo, Davide. È bellissimo. Ma Davide come si presenta davanti al gigante? Che il gigante oggi può rappresentare problemi di lavoro, malattia, problemi familiari, problemi con i figli, eccetera, eccetera, problemi con noi stessi, con noi stessi, spesso che a volte con il nostro carattere facciamo cortocircuito. Dico la verità, a me succede, a volte io litigo con me stesso perché dico delle cose e poi dico: ma che hai detto? Signora abbi pietà. E Davide, ma come affronta il gigante? Fratelli, a prescindere dai sassi che va a prendere al fiume, lui quello sapeva fare. Aveva provato di indossare l'armatura di Saul, no? Tutto il popolo di Israele si era impaurito, sappiamo la storia. Saul, il re, che era il più alto: sì, io vado ad affrontare il gigante, no, io ho paura. Quando arriva la paura è come una macchia d'olio che si spande. La paura si trasmette, posso dirlo questo? Se io ho paura, magari sto vicino a qualcuno che sta un po' più tranquillo, ma io ho talmente paura e sono agitato, io trasmetto,
Ho detto tante volte, noi siamo dei trasmettitori l'uno con l'altro, nel bene e nel male. Davide si prepara alla battaglia, l'hanno chiamato, vengo io, il pastorello, giovane, un esercito completo, un uomo altissimo e che besfeggiava e sfregiava il popolo di Israele da mattina a sera, ma non stava inveendo contro il popolo di Israele, stava toccando il Dio. Questo gigante si era messo contro Dio, lui non ha capito niente. Il fariseo, il filisteo, scusate. Davide aveva già avuto le sue esperienze con leone e con l'orso. Lui affronta questo gigante, io me lo immagino, abbiate pazienza, cerco di capire, io voglio capire la parola, voglio per lo Spirito Santo. Davide non dà un segno di timore, lo chiamano, lui va in campo di battaglia, prova l'armatura di Saul, dice no, che ci faccio con questa armatura, questa è pesante, io non mi posso muovere, lui era uno rapido e veloce, prende la fionda, va al fiume, prende il sasso, ma quali sono le parole più importanti? Non sono i sassi, non è neanche la sua tranquillità, e quella è buona, grazie a Dio, ma è la sua espressione: io vengo a te e ti affronto nel nome dell'Eterno degli eserciti. Questa è stata la vittoria di Davide. Noi dobbiamo imparare oggi tutti quanti ad affrontare i nostri giganti che abbiamo davanti a noi nel nome dell'Eterno degli eserciti. Gloria a Dio! Io mi ricordo i miei, scusate, i ricordi ormai riaffiorano con l'età, me l'avevano detto ma pensavo che non era vero. I nostri una volta, 50 anni fa qui in Italia, erano di una semplicità ma di una franchezza. Questo è scritto, Signore, allora io vengo a te nel nome di Gesù. Tu guarisci e io credo nella guarigione. Il Signore guariva, adesso siamo diventati tutti teologi. A forza, sapete che la conoscenza, soltanto la conoscenza, blocca l'opera di Dio. È bello conoscere, ma la parola deve essere spiritualizzata. Deve entrare nel cuore, perché se rimane qui, ho detto tante volte, e rimane, tanta gente è pieno di inse, sanno tutti, vi sanno ripetere i versetti uno a uno, però poi nel cuore, io voglio avere il cuore la parola di Dio. Sapete una frase che si diceva quando ero bambino? Signore, incidi la tua parola nel mio cuore. Amen. Come Mosè, le tavole della legge furono scritte da Dio, incise. E così la stessa cosa deve accadere in noi. La vera esperienza con il Signore oggi, perdonatemi, si fanno esperienze a volte mentali, e quelle presto o tardi portano fuori la volontà di Dio e lontani. Ma chi si fa incidere la parola giorno per giorno, non è un attimo, ci vuole anni, ma chi ha inciso Cristo, Cristo risplenda nei nostri cuori per lo Spirito Santo, allora noi siamo qui stasera, un gruppo, altri stanno altrove, non fa nulla, per dare gloria a Dio e per dire alle persone, abbiamo aperto il locale, potevamo dire stiamo a casa, sospendiamo la riunione, no, abbiamo detto andiamo, perché vogliamo dire a qualcuno e a noi stessi che i nostri giganti, il mio gigante, può essere abbattuto soltanto nel nome dell'Eterno degli eserciti. Gloria a Dio. Io vengo a te, davanti a te,
senza paura, perché sentiva la presenza dell'Eterno, e ti affronto nel nome dell'Eterno Eserciti. Prende il sasso e via e parte. E come ha detto qualcuno, giustamente quel sasso, anche se lui era preparatissimo, ma quel sasso è stato guidato dalla mano di Dio, dove? Alla fronte del gigante che cadde a terra a bocconi. Perché la potenza dell'Eterno degli eserciti che aveva pronunciato Davide ha fatto sì che avvenne un miracolo meraviglioso, e tutto il popolo tutti allegri, certo. Davide si è preso questa grande responsabilità, ma l'ha fatto con amore, e adesso tutto il popolo è contento. Gloria a Dio, abbiamo vinto, alleluia. Ma a me non dispiace, voglio dirvi qualcosa, non dispiace se un fratello o una sorella ottiene una vittoria e poi questa vittoria si spande. Gloria a Dio per questo. Un altro insegnamento che mi viene, vecchio: ogni cosa che il Signore fa per me e per voi non deve rimanere a noi. Fratello, il Signore ha fatto una cosa così grande per me, però non la racconto a nessuno. E a che serve? Certamente ci sono cose molto personali, quelle sì. Le cose personali a tu per tu con Dio sono personali, ma le cose grandi che Dio ha fatto dobbiamo raccontarle agli altri, perché gli altri si devono rallegrare, perché gli altri devono sentire che il Signore sta operando. Troppe bocche oggi sono cucite per paura. Ma paura di che? Paura di parlare del Signore e dire: il Signore ha fatto cose grandi e io sono nella gioia del Signore, ma ha fatto questo e quell'altro. Signore, quanti miracoli ha fatto nei Vangeli? E parecchie volte ha detto: va dai sacerdoti, va a casa tua e racconta le grandi cose che il Signore ha fatto per te. Gloria a Dio. Ho conosciuto persone che timide, però questa timidezza non è buona. No, fratello, io non posso parlare a casa, perché se parlo a casa del Signore poi succede che mi si mettono contro. A me sinceramente non piace. Poi che uno deve aspettare il momento opportuno, va bene, ma persone che per anni non raccontano nulla ai propri figli, ma che cristiane si muore? Poi c'ho problemi, e sì, tanto i problemi ce l'avrai lo stesso. Se non racconti quello che il Signore ha fatto, tu ci avrai una tristezza talmente profonda, perché quel dono, quella grazia, perché è grazia, una grazia immeritata, gratuita, che il Signore ha fatto, se tu te la tieni per te, quella poi rimane lì e t'avvilisci, che deve esplodere. Geremia aveva un fuoco, l'abbiamo detto altre volte, un fuoco spirituale, un fuoco. A un certo punto aveva avuto tanti problemi, era perseguitato e disse: c'ho un fuoco dentro, ma vorrei soffocarlo. Vorrei smettere di parlare, vorrei fermarmi perché è troppo la persecuzione. Ma poi dice: ma questo fuoco non riesco a trattenerlo, perché esce fuori e deve uscire fuori, e gloria a Dio, deve uscire fuori oggi dal popolo di Dio, per favore, nel nome di Gesù, le cose che il Signore sta facendo. Perché se noi non abbiamo un cuore grato e riconoscente sia nelle piccole che nelle grandi cose, per il Signore è la stessa cosa. Non è che il Signore, le piccole sono piccole, è tutto uguale. Quando il Signore opera, noi non vedremo prosperare la vita nostra e la vita degli altri. Davide aveva una responsabilità. Fratelli, io non so se avrei affrontato il gigante, pensateci un po', io non so se l'avrei affrontato. Forse sì, forse no, ma forse più no che sì. Ma Davide è andato nel nome dell'Eterno degli eserciti. Fratelli e sorelle, gloria a Dio.
Davide, chiudo dicendo che non contava su se stesso. L'ultimo punto: contare su se stessi e fare da sé ci porta alla rovina. Fratello, sorella, che ti trovi in difficoltà e vuoi fare da solo, risolvere il tuo problema da sola o da solo, guarda che stai per entrare in una crisi e in una situazione difficile. Mosè, vi ricordate l'ultimo verso? No, non finisco più stasera. Che disse un giorno, ma troppo bello, si trovavano fermi, il popolo doveva partire, ma lui disse: noi non partiremo se l'Eterno non va davanti a noi. Alleluia! Gloria a Dio! Noi non ci muoviamo da qui se l'Eterno non va davanti a noi. Questo è l'insegnamento cristiano. Seguire le pedate, in italiano antico, di Cristo, perché Cristo apre la strada davanti a noi. No, fratello, sai che ci ho provato, ma adesso me la apro io la strada. Fratello mio, l'abbiamo fatto anche noi tante volte, ma quanti guai abbiamo combinato. Lasciamo che il Signore apre le porte, o eventualmente qualche volta le chiude per il nostro bene, ma lasciamoci guidare dal Signore. E chiudiamo e diciamo ancora insieme a Mosè: Signore, noi non ci muoveremo se tu non vai davanti a noi. Gloria a Dio. La battaglia non è del Signore. Questo tempo è un tempo particolare, quando ognuno pensa di prendere la propria il proprio problema o problemi e combattere da solo. La solitudine porta a questo. Tanto, fratello, stai tranquillo, io ho la cameretta, io prego il Signore, tutto a posto. Sì, va bene, gloria a Dio, la cameretta è meravigliosa, è scritto, ma dobbiamo essere con Dio, con il Signore. In ogni decisione il Signore è Lui che è nella battaglia. E lo ripeto, chiudo, il Signore probabilmente, non so quando, magari oggi, domani, dopodomani, sta per scendere in battaglia. Ma pensate voi che il Signore non vede il popolo di Dio in tutto il mondo che sta soffrendo? È scritto che il Signore vide il popolo di Israele che era in crisi. Oh, non vede il Signore? Sì, adesso è diventato anche anziano con la barba bianca, ormai è stanco, non vede nulla. Quante sciocchezze si dicono. No, Dio vede. E dice: Signore, quando intervieni? Il Signore sta per scendere in battaglia insieme al suo popolo in tutto il mondo. Gloria a Dio! Perché adesso è una crisi mondiale, non è più italiana, è mondiale. Il Signore sta per scendere in battaglia, lo sto ripetendo per incoraggiare qualcuno. Il Signore sta per scendere in battaglia. Alleluia! Vi ricordate il servo di Eli e di Eliseo? Oh, siamo circondati dai nemici, eh? Siamo finiti. Così succede a volte, no? Siamo finiti ormai. E quest'uomo di Dio disse, fece una breve preghiera: Signore, apri gli occhi al mio servitore affinché possa vedere quanti di più sono coloro che sono a nostro favore. Infatti sulle montagne, mentre loro erano chiusi in casa per paura, c'era l'esercito celeste, alleluia, molto più numeroso dei nemici, e stava per intervenire. Gloria a Dio. E quest'uomo, questo giovane, disse: oh, adesso sì che comprendo, i miei occhi ora vedono l'esercito celeste che sta per intervenire presso ciascuno di noi. Fratelli e sorelle, diamo gloria a Dio. Amen. Possiamo dare gloria a Dio? Possiamo dare gloria a Dio? Eh sì, eh. Ma fratelli miei,
Ma stiamo scherzando? Diamo gloria a Dio stasera, perché l'esercito è intorno a noi, gli angeli, gli arcangeli, i serafini, tutti a pro del suo popolo. Alziamoci in piedi, se no non finisco più stasera. Gloria a Dio, alziamoci in piedi, qualcuno che vuole pregare. Gloria a Dio. Benedetto il tuo nome santo. Benedetto il tuo nome santo. Amen, amen. Gloria a Gesù. Il microfono, sorella Francesca, per favore. Giustamente, forse molti penseranno, ma quello è scritto nell'Antico Testamento, nella Bibbia. Però posso assicurarvi la mia testimonianza in questi 25 anni, che quando mi sono trovata in circostanze molto particolari, molto difficili, gloria a Dio, e ho chiesto al Signore di intervenire Lui, di andare avanti Lui nella strada che dovevo fare, e il Signore mi ha tolto la nebbia dalla strada, una nebbia fitta. Grazie, e mi ha condotto a casa. Il Signore mi ha fatto scendere da Montelibro con una ruota completamente rotta. Amen. Che non potevo perché per fede ho detto: Signore, salgo sulla macchina, e per fede, Signore, so che tu vai avanti e condurrai tu la macchina fino a casa mia, a Bagno di Tivoli. Il Signore mi ha fatto vedere la sua gloria anche con mio fratello, che era in coma, che fino a qualche giorno prima dice: non mi parlare di queste cose. Gloria a Dio. Però il mio pianto il Signore l'ha sentito, e quella mano alzata in quel letto di ospedale, e col cuore che batteva, che mi stringeva la sua mano, che non era in coma irreversibile, è stato il segnale che il Signore ha ascoltato le mie preghiere e ha salvato anche lui. Il Signore è potente da fare ogni cosa se noi abbiamo fede, se andiamo direttamente a Lui. Non dobbiamo perdere tempo. Anch'io tante volte ho sbagliato, ho fatto un po' di testa mia, le cose non sono andate bene, ma in ogni cosa, da quando apriamo gli occhi la mattina, andiamo avanti il Signore. Santo, santo. E a Lui sia la lode e la gloria. Amen, amen. Allora cantiamo quelli che sperano in Gesù, 153, e chiudiamo il punto con 153. Vieni, sorella Isabel. Cantiamo insieme 153. Poi ci vediamo domenica con l'aiuto di Dio. Amen. 153. Gloria a Dio, gloria a Dio. Quelli che sperano in Gesù, 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 come le aquile, come le aquile, in volo.
Alleluia! Grazie al tamburello che amo tantissimo. Ci dà il ritmo, gloria a Dio. Facciamo una preghiera. Signore, accompagnaci alle nostre case. È stata una serata bella. Grazie, in compagnia con te. Signore, fa che ogni cosa rimanga incisa nei nostri cuori per lo Spirito Santo. Incidi la tua parola nei nostri cuori per lo Spirito Santo. Rimani con noi questa notte e sempre. Noi ti ringraziamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Pace a tutti, shalom, pace ai fratelli che ci hanno seguito. Ci vediamo domenica, sempre insieme per dare gloria a Dio. Amen, alleluia, gloria a Gesù.